volta si sono fortunati da grandine e arrivano con il sole, insomma questo credo che come differenze di metabolismo e di fisico c'è tutto, per cui la sofferenza è tanta e a questo bisogna sommare le cadute come in questo caso, per cui davvero tanta considerazione, tanto rispetto per l'impegno che fanno questi ragazzi, che poi non è solo quello che si evidenzia in gara, ma per fare una gara ad alto livello bisogna fare un periodo di preparazione che dura tutto l'anno di fatto, salvo solo ormai un periodo di stacco che va dai 7 ai 10 giorni, non di più, per cui sono impegnatissimi tutto l'anno, per cui bisogna solo rispettare il grande sacrificio e in questi ultimi anni rispettare anche la pazienza che hanno avuto per tutto quanto riguarda diciamo, il percorso della trasparenza, chiamiamolo così, il passaporto biologico, le inchieste che casualmente nel civismo si aprono sempre dei momenti di maggiore attenzione mediatica, poi per i fatti prima del giro, poi proprio per i tacchi durante il tour, insomma non ci facciamo mancare niente, c'è qualcuno che con molta attenzione ci aiuta in questo. Purtroppo è così da tanti anni ormai. Però l'affrontiamo con molta determinazione, sappiamo che la strada è questa, abbiamo pagato dei prezzi altissimi, ne pagheremo ancora, però insomma ci piacerà dire che arriveremo a Londra come lo sport più pulito in assoluto. Allora, prima di salutare il Presidente, forse Fabrizio aveva qualche altra... Avevo due piccole curiosità, so che il Presidente non entra mai nei pronostici, però un Felici Verde, in maglia rossa che va così forte, ha detto che lui vorrebbe, gli piacerebbe vincere il Mondiale, un po' di pensieri ve li fa sentire? Ah, sicuramente sì, sia lui che si sta mettendo in evidenza, sia un altro spagnolo ben conosciuto che è Freddy, che si sa nascondere bene e presentarsi all'evento nella maniera migliore, per cui sicuramente poi si parla anche di questo Roche che tutto sommato è un atleta insomma di tutto rispetto, per cui sicuramente avremo dei grandissimi avversari, per non dimenticare Cavendish, anche se correrà con pochi uomini, però sta gestire la corsa, la fa correre e sa essere guidato bene. Ci saranno gli australiani che sono la nazione emergente che correranno in casa, per cui avranno da una parte tantissima pressione ma dall'altra veramente tante motivazioni, per cui sarà un bel mondiale a tutti i livelli, ripeto, fa grande spettacolo, grande impegno. C'è l'incognita della lunga permanenza, nel senso di andare in Australia siamo costretti ad andare giù almeno 10-12 giorni prima, no? Perché tutte le squadre partono il 21, i professionisti corrono il 3, gli altri 2-3 giorni prima, per cui già il fatto di allenarsi su strade con una circolazione differente da quella nostra, di viaggio in senso contrario, con una permanenza lunga, ecco, insomma, abbiamo per fortuna un occhio benevolo in paradiso che ci controlla su tutto, però insomma bisogna essere doppiamente attenti in tutte le fasi di avvicinamento al mondiale, però ripeto, la squadra sarà competitiva, non ho dubbio, perché sia a livello dello zocco duro della nazionale, che era quella in qualche maniera disegnata da ballerine sul quale Bettini vero che sta facendo riferimento, diciamo quelle le persone più, gli atleti più maturi che daranno continuità, i quali sicuramente saranno così avvicinati dei giovani. E io sono sicuro che l'Italia poi una volta che indosserà la maglia azzurra con tutti i ragazzi di grande professionalità e metteranno tutto il massimo dell'impegno, perché so l'unica condizione da presidente, tu l'hai detto, non faccio mai pronostici, non entro mai nelle questioni tecniche, ma l'unico aspetto che chiedo, ecco, che la faccia è che la maglia azzurra sia competitiva in corsa e che non ci siano atleti che si fermano senza aver dato il massimo e tutto quello che hanno dentro. Perfetto, di questo ne sono sicuro. In più in Australia ci sono tantissimi tifosi italiani, quindi sono sicuro che l'Italia farà bene. E ce lo auguriamo tutti naturalmente. Intanto vedremo se questa volta ci darà altre indicazioni, cosa che ci sta già dando in effetti riguardo allo stato di forma. È proprio il Freire che il Presidente ha citato, quando non lo si vede fare le volate ma lo si vede bene in gruppo, probabilmente Freire ha qualcosa in mente e lo conosciamo molto bene. Presidente, la ringraziamo per essere stato con noi in diretta, in bocca al lupo naturalmente per il prossimo impegno mondiale della nazionale e in generale insomma per il ciclismo italiano, che ci regala sempre belle pagine che per fortuna spesso ci fanno accantonare brutte pagine che siamo costretti nostro malgrado a leggere in alcune giornate. Presidente, la vogliamo salutare, ora la ringraziamo naturalmente. Grazie mille. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie Presidente Renato Di Rocco, Presidente della Federazione, che è stato con noi in diretta nel frattempo parlando col Presidente insomma
sempre molto presente sull'attualità. Torniamo in corsa perché i cinque fuggitivi ora hanno visto scendere il vantaggio, un vantaggio che stava per toccare gli 8 minuti, ma ora sta scendendo il vantaggio. Stiamo salendo a 3 km dalla sommità del penultimo Gran Premio della Montagna di giornata, vale a dire Puerto de Carrascheta, dove si sarà in vetta a 37 km dall'arrivo, ma là davanti ha messo... Per limare questo vantaggio hanno cambiato la squadra, c'è la squadra di Sastre davanti. Ma non solo per limare, questo è proprio il classico comportamento di una squadra che vuole intanto fare una scrematura e mettere un po' di fatica per poi giocarsela nell'ultima salita. Quindi sta lavorando molto il team Cervelo di Carlo Sastre o di Xavier Tondo, vista la tappa di oggi, o non chiamiamo Ushov d'oggi in causa perché non è la sua tappa, ma c'è anche la Liquigas Doimo ovviamente di Vincenzo Nibali, che è uno degli atleti che non fanno mistero di puntare assolutamente alla classifica generale. Vediamo proprio due uomini del team Cervelo, poi tutta la squadra, praticamente quasi tutta la squadra, con Vincenzo Nibali che veste ancora la maglia bianca, anche se non è più sua, perché ora la maglia bianca è di Philippe Gilbert. Nibali è secondo nella classifica della Gran Combinata e veste comunque la maglia bianca, lo abbiamo visto nelle prime posizioni. Intanto sono trascorse anche le 4 ore, pochi minuti fa, non abbiamo interrotto naturalmente il presidente Di Rocco per dare la media dopo 4 ore, media dopo 4 ore, 36 e 100 km orari, dopodiché si è messo il team Cervelo, come vedete, a tirare e sta diminuendo il vantaggio, quindi probabilmente la corsa sta per cambiare in qualche modo, perché vedremo intanto chi tiene il ritmo delle squadre là davanti. Gruppo che sta perdendo, si sta sgranando in coda, come si dice, ma è ancora molto numeroso, vedremo tra poco. Allora approfittiamo prima di tornare con l'immagine diretta per rispondere a qualche domanda fatta al sito aerosport.yahoo.it. Remo di Parma, che è il tifoso dello Scaltel, ce lo ricordiamo, qualche giorno fa ci ha scritto e oggi sarà casatissimo con Igor Anton, uno dei favoriti assolutamente. Secondo lui Nibali dovrebbe lasciare il peso dell'inseguimento alle squadre di Antonio Rodriguez, vale a dire lo Scaltel e la Catiuscia, poi potrebbe fare il vuoto in discesa. Sì, io ripeto, secondo me oggi non ci saranno ancora inseguimenti forsennati, più che altro oggi si comincia a mettere alla prova i diretti inseguitori, è ancora un po' presto per inseguire alla morte a tutti i costi, però come vediamo Tesservero ha lavorato, Liquigas Doimo subito dietro, sappiamo che la Liquigas Doimo quando può fare la corsa, o almeno in tempi recenti la fa e lo dimostrano stando là davanti. Io credo che chi punta a vincere la Vuelta oggi vuole vedere come stanno i propri avversari. Necessariamente, oggi è la tappa ideale per mettere alla prova gli avversari. Capire un po' la propria condizione e la condizione degli altri. E soprattutto anche la condizione delle varie squadre, perché le squadre possono anche fare la differenza, non soltanto l'uomo singolo. Quindi qui ovviamente siamo in coda, Thor Ushovd che ha vinto la tappa un paio di giorni fa, una bellissima vittoria per Thor Ushovd, ovviamente non tiene il ritmo dei migliori, è come praticamente tutti i velocisti sulla carta, o molti dei velocisti, perché oggi non abbiamo le Dolomiti, ricordiamo, ci sono tante salite e saliscendi, fanno gruppo, vanno in maniera regolare ovviamente, però non c'è ragione di tirarsi il collo per qualcuno che poi in finale di tappa non ha chance. Abbiamo visto anche Nick Nuyens vicino ad Alessandro Petacchi, vediamo che si è ridotto ancora di più il gruppo dei migliori, quindi tra poco riusciremo anche a darvi i nomi probabilmente, se rimarranno così in pochi. 39 km all'arrivo, siamo prossimi allo scollinamento di Puerto de Carrascheta, ancora un paio di chilometri di salita per i fuggitivi, qualcosa in più per il gruppo che comunque ha già ridotto di quasi 3 minuti il vantaggio che avevano accumulato i battistrada praticamente a inizio salita. In pochissimi chilometri hanno ridotto notevolmente, quindi il gruppo sta facendo sul serio, sta andando forte. Poi un'altra scritta che però non si firma, dice: se oggi Nibali dovesse stravincere, la metà vuelta sarebbe in tasca, ma oggi non c'è il terreno per stravincere, oggi non si guadagnano, a mio modesto avviso, i minuti, proprio perché è una salita molto breve, quindi sì, si guadagna, si può fare un bel balzo in classifica, ma non è la giornata per guadagnare i minuti quest'oggi. 5 minuti intanto, continua a scendere il vantaggio dei fuggitivi. Sicuramente la prima giornata dura, è molto difficile avere in tasca un grande giro e soprattutto una vuelta, cioè, quindi c'è tempo e spazio per recuperare, si può fare tantissimo e c'è ancora tanto da divertirsi. Ma giusto anche per rispondere all'amico di prima che diceva che Nibali può fare comunque anche un attacco in discesa, oggi
non ci sono delle grandissimissime discese. No, beh, diciamo che è molto impegnativa e ripida l'ultima, quella dell'ultimo GPM, sì, ma è sono breve, lunghi, sono due chilometri. Esatto, Nibali fa grandi differenze nelle discese lunghe, poi magari oggi si sorprende e attacca, cioè, in discesa. Cioè qui si fa la differenza per vincere la tappa, non per guadagnare tanto tempo. Certo, certo. E io non credo che lui abbia in animo, sì, chiaramente vincere le tappe fa sempre molto piacere, però il suo obiettivo credo che sia la Vuelta finale. Beh, direi poi, proprio di sì, assolutamente, ma anche perché lo ha detto anche lui, è la prima volta che sono capitano di una squadra. Poi, insomma, non vorremmo parlare troppo di Nibali, naturalmente viene spontaneo, va da sé nelle prime posizioni, ma sono stiamo rispondendo anche ai nostri amici, quindi certo, cioè, no, ma io ne parlerei spesso e volentieri. Nibali è una persona che conosciamo e che merita tutte le attenzioni del caso. Intanto ci sono due chilometri, praticamente tre chilometri, fra i fuggitivi che ora non qui non siamo naturalmente sulla fuga. Questo è anche il Gomez Marciante, che ci stupisce un po' in difficoltà. Gomez Marciante si è sempre comportato piuttosto bene alla Vuelta, evidentemente non in gran giornata, ma sappiamo c'è stata una caduta al chilometro 11, caduta in tantissimi, il caldo anche oggi più di 30 gradi, questo malessere fisico che ricordiamo il Team Sky ha detto che non è detto che ci siano collegamenti fra la morte di Xavi Gonzalez, diciamo Gonzalez, e il virus che sta attanagliando i corridori. Noi non lo sappiamo, e insomma Chema Gonzalez se n'è andato a 43 anni e siamo ancora tutti, io sono particolarmente toccato da questo, non sappiamo se sia lo stesso motivo, ma è un fatto che molti corridori soffrono di problemi intestinali, quindi ci sono tanti corridori che non riescono a rendere per quello che sulla carta dovrebbero. Intanto vediamo il solito scatto di Serafin Martinez, che scatta ancora e si prende ancora i punti del Gran Premio della Montagna di seconda categoria alla Carraschela. Secondo ho visto ancora David Moncoutier, quindi continua questo derby per la maglia a pois blu del leader del Gran Premio della Montagna. Dicevamo ci sono 3 chilometri circa in questo momento fra i fuggitivi e il primo gruppo inseguitore. Intanto qualcuno sta rivedendo i propri pronostici di inizio diretta via mail, qualcuno si corregge e dice no, arriva la fuga e vince Moncoutier. Ovviamente si cambia, non è che si cambia opinione, è la strada che decide, e questo risponde anche alla mail che ci chiede di Pippo Pozzato: secondo voi Pippo Pozzato è credibile come unico capitano, o è meglio scegliere Petacchi visto come sta, insomma, la forma che innegabilmente sta, perché la vittoria di ieri ce l'ha dimostrato. Come ho detto per i pronostici, io dico che è la strada che decide. Intanto da qua al mondiale c'è ancora del tempo e le cose possono cambiare. Il mondiale stesso, come hanno dimostrato anche recenti edizioni, fa diventare capitano in corsa qualcuno a seconda di come si svolge. Ci sono tanti nomi, c'è anche un certo Visconti campione italiano. E poi Bettini non ha ancora detto chi sarà il capitano, sono tutte supposizioni che si fanno. Non ha neanche detto chi porta. Quindi, sì, diciamo che gran parte un po' si intuisce. Abbiamo intravisto anche Pietro Polli, maglia lampo e farnese, in coda a questo gruppetto. Dario Cataldo col dorsale 142, un po' indietro. Dario Cataldo aveva provato la fuga, si era formato un gruppo di una decina di corridori nei primi chilometri, ma poi il tutto è stato annullato dal gruppo, fino poi alla fuga decisiva che ha preso il via al chilometro 44. Poi c'è una domanda da Matteo dalla Aiguella, dice: Fabri, quando torni ad allenarti alla Aiguella qui con noi? Risponditi. No, Matteo è un grandissimo amico, abbiamo fatto tantissimi allenamenti quest'inverno, insomma credo che quest'inverno ci ritornerò sicuramente, perché mi ha portato fortuna per vincere il campionato del mondo, e quindi poi lui è un papà d'arte, insomma, un maglia nera del giro, Bruno Zanoni, quindi insomma lo saluto e saluto tutte e due, allenati che arrivo. Poi ci scrive anche MA che chiede: la Liquigas non dovrebbe fare corsa dura, visto che oggi Nibali potrebbe guadagnare qualcosa grazie alla discesa, dopo lo strappo all'11% di media, perché danno dei punti al 23%, 22% addirittura, così non si rischia di fare poca selezione. MA, io do sempre la mia umile opinione, poi sento te. Secondo me quello che abbiamo detto poco fa, cioè sono pochi i chilometri veri di salita dura e di discesa impegnativa. La Liquigas è là davanti, quindi probabilmente l'intento di fare corsa dura, non durissima ma dura, siamo ancora alla prima settimana, c'è, però attenzione, perché non sono tanti chilometri, una salita di 3 chilometri, una discesa ancora più corta, quindi per quanto Nibali possa guadagnare, io ripeto, non c'è terreno per guadagnare così tanto. Vincenzo è un fortissimo discesista, ma ce ne sono molti altri in gruppo che vanno forte, e ragion per cui insomma sanno anche che lui è forte e di sicuro non lo fanno andare, e quindi insomma ricordiamo che siamo ancora alla prima settimana.
ci sono tante situazioni ancora che devono essere sviluppate. Io credo che siano tutti molto intenzionati a mettere insomma un po' di pressione a questa tappa, ma nessuno si aspetta di guadagnare tantissimi secondi, insomma. Magari su Gilbert può anche essere, su Gilbert, ma sui diretti rivali della vittoria finale alla Vuelta, sui Rodriguez, gli Anton, ammesso che si guadagni su Rodriguez, anche lo stesso Sleck, che ha qualche secondo, Frank Sleck ha qualche secondo di ritardo, Menchov che sta bene, insomma. Io credo che la bagarre si vedrà tra qualche giorno, quella vera per la classifica finale. E vediamo il gruppo molto allungato ancora, e vediamo ancora Daniele Pietropoli inquadrato in coda a questo gruppo. Juan Manuel Garate, mi stupisce invece vederlo in maglia Rabobank là dietro, perché Juan è sempre stato un eccellente scalatore, vincitore anche della maglia verde al Giro d'Italia, nonché ottimi i suoi piazzamenti in classifica generale. O il tempo passa anche per Juan Magarate, oppure uno di quelli che non stanno bene anche lui, o semplicemente ha subito un po' la caduta di quest'oggi. Dopo tanti giorni di tra virgolette pianura e ritmo medio-basso, le prime salite fanno male, cioè fanno sempre un po' male. È un modo di prendere, di affrontare le salite un po' diverso. Vedrete che nelle prossime settimane le salite verranno prese in un modo diverso anche da questi atleti che in salita si sono sempre ben distinti. E intanto vediamo, continua a scendere il vantaggio dei fuggitivi, ovviamente il terreno poco, terreno pianeggiante favorisce il gruppo. 3.53 a 32 dall'arrivo, ci fermiamo, poi torniamo in diretta con la Vuelta in Spagna. Torniamo in diretta con le immagini, 3 minuti e 50, il vantaggio dei 5 battistrada, José Luis Arrieta della Sedoserla Mondial, Hassan Bazaev, Astana, Johan Schopp, Bouygues Telecom, David Moncoutier, Cofidis e Serafin Martinez in maglia a Pois, il leader del campione della montagna, Sacco Beogalissi. La Cervelo si è preso proprio il compito di chiudere questo gap, e hanno fatto quasi tutto loro, hanno abbassato 4 minuti, stanno tenendo un ritmo veramente alto. Chissà, magari Sastre insomma in casa vuole ancora stupire, sente magari il tifo di casa e vuole fare qualcosa di carino, insomma. Beh, ma vuole ancora stupire, stiamo parlando di un corridore che fa tutti e tre i grandi giri, comunque si comporta in maniera, quando va male, più che dignitosa. Quindi in Spagna ovviamente Carlos Sastre vorrà sicuramente. Poi non dimentichiamo Xavier Tondo, che al giro non ha fatto così bene, insomma aveva iniziato bene, poi invece è calato molto. E poi c'è quell'Inigo Cuesta, ricordiamo che è stato onorato dalla Vuelta a Spagna, perché da tantissimi anni partecipa alla Vuelta col dorsale numero 1, anche perché insomma, non si poteva darlo al vincitore dell'anno scorso, e non stiamo a specificare, sappiamo bene di cosa okay. Parliamo. Inigo Cuesta è classe 1969, attenzione, perché è un atleta di 41 anni che in tante partecipazioni alla Vuelta, praticamente partecipa dal 94 e le ha finite quasi tutte, quindi questo onore. Da 40 anni in su si va bene in bicicletta. Eh sì. Io non, tu di che anno sei? Scusa? 70. Ah, pensi, ecco, vedi, riesco a essere più vecchio anche di te. Sono di parte in questo caso per i ciclisti over 40. Assolutamente, assolutamente. Poi il ciclismo è uno sport che soprattutto, certo, dipende da che tipo di corridore sei, ma puoi andare avanti anche negli anni e si è visto. Intanto vediamo, eccolo qua, Johan Schopp inquadrato per un istante, poi vediamo che risale posizioni invece la Quest Partner. La Quest Partner per il momento è la miglior squadra nella classifica, ovviamente, che tiene conto dei piazzamenti, dei migliori piazzamenti al traguardo, e ci sono tanti corridori anche messi bene in classifica generale per la Quest Partner. Non sono nelle primissime posizioni, ma sono tutti lì. C'è Ruben Plaza che è nono, il migliore dei piazzati, Marzio Bruseghino è dodicesimo, 1:01, Davide Arroyo stesso tempo, tredicesimo, poi Rigoberto Uran quindicesimo, Luis Leon Sanchez diciassettesimo, se vedi che nei primi 20 ne hanno 5, quindi è una squadra che nel suo complesso è protagonista. Certo, prima o poi dovrà scegliere un capitano, perché se vuole provare a vincere la Vuelta o quantomeno andare sul podio, se vanno tutti bene in maniera media, non necessariamente credo che sarà una cosa naturale nei prossimi giorni, deciderà la strada, è un'altra frase fatta, ma è così. Purtroppo sono le verità del ciclismo queste, più che frasi fatte. Poi comunque è la squadra che l'anno scorso ha vinto, è vero che il vincitore non c'è per i noti trascorsi, ma voglio dire, è comunque una squadra molto molto forte. E intanto c'è la Cervelo che è rimasta là davanti a lavorare, ora c'è questo tratto, vede pianura poca, quando si vede pianura sì, si vede magari un rettilineo,
pianeggiante, ma oggi, ecco qui il profilo dinamico ci aiuta. Oh, mi piace perché cambiano i pronostici a seconda di come va la corsa, ma è giusto, ma anche noi magari non diciamo sempre quello che ci viene in mente, ma proviamo a fare le nostre proiezioni per come va la corsa. Rettifico, nessuno dei fuggitivi arriverà, prima c'era la fuga che non aveva speranze, ma non è una critica, è quello che normalmente ti dà il ciclismo. Per questo io dico che pronostici van bene per commentare una corsa. Intanto Frank Schleck è là davanti, ecco la maglia del campione lussemburghese. Vabbè, c'è ancora Gilberto, ovviamente c'è Nibali, ci sono i migliori, sono tutti. Ci sono anche tutti i vari corridori che abbiamo appena nominato in classifica generale della Caisse d'Epargne. E poi c'è per la Garmin Transitions Thomas Peterson là davanti. Qui salutano Ruben Plata, ovviamente tanti corridori passano vicino alle località di casa. Nessuno arriverà se la Cervelo continua così, magari con l'aiuto della Liquigas. In effetti il bello di queste tappe è proprio che è difficile veramente prevedere come si evolverà. A me piace per questo anche il ciclismo, perché non è poi scontato, anche se una fuga prende tanti minuti o se ne ha pochi, non è detto che arrivi o non arrivi. Non è mai scontato il ciclismo, soprattutto nelle gare a tappe. Non si sa mai come va a finire, soprattutto con le tappe così dure, giustamente come hai detto tu. Io credo che, insomma, secondo me sull'ultima salita un qualcosa per divertirci accadrà sicuramente. Allora, un'altra mail di Emilio, visto che siamo in un tratto pianeggiante, vediamo che per il momento si è stabilizzata la distanza tra i cinque battistrada e il gruppo, quel che resta del gruppo, come vedi, insomma, non è affatto compatto in tutti i suoi elementi, si è frazionato soprattutto nell'ultima salita, perché prima dell'ultimo Gran Premio della Montagna erano ancora praticamente tutti lì. Ci arriva Emilio che dice: l'ultima salita è davvero simile al muro di Wii. Ma sai, ci sono questi paragoni. Montelupone si è gemellato con col muro della Freccia Vallone. Secondo me chi fa il vuoto prende la tappa, ma il guadagno sarà misero, e credo che siamo tutti d'accordo, è quello che abbiamo detto anche prima noi. Poi sbagliare il momento dell'attacco può essere fatale, verissimo, e lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi in un arrivo simile a quello della vittoria di Goranton, che è stato perfetto in quel caso. Prevedo un crollo di Gilbert. Beh, sai, Gilbert è pure caduto, sta benissimo. Se sta benissimo, crollare non credo che possa crollare, perché in 3 km dovrebbe tenere. Però sì, diciamo che la teoria dice che oggi Gilbert dovrà cedere la maglia, perché 10 secondi sono pochi davvero, solo con gli abbuoni si prende la maglia. Vedremo. Comunque, cosa rischia Pippo sulla notizia di Pozzato? Intanto precisiamo che per quanto riguarda Pozzato non si parla né di doping né di cose simili, c'è semplicemente un'inchiesta, perché Pozzato è residente a Monte Carlo, e allora c'è stata questa inchiesta, lo dico per fare chiarezza su questa mail e basta. C'è questa inchiesta che tende a verificare se la residenza è la solita questione, cioè sappiamo che Monte Carlo ha un regime fiscale molto favorevole, praticamente non ci sono le tasse, perché Monte Carlo non chiede ai suoi cittadini le tasse. Molti personaggi, spesso dello sport, ma non solo, sono residenti a Monte Carlo. Tra questi qualcuno ha una residenza fittizia, cioè si fa intestare una casa in affitto, eccetera, però continua a vivere in Italia. Pozzato ha dichiarato, ma è una cosa che sanno abbastanza tutti che abiti a Monte Carlo, dice: io abito davvero a Monte Carlo, da quando sono passato alla Katiuscia mi sono trasferito lì. Queste sono le notizie dei giornali. Detto questo, non so cosa rischi, non credo che rischi molto, perché insomma, si dice che Pozzato abiti a Monte Carlo da tanto tempo, quindi non è una notizia diversa. È un accertamento che è in corso. È un accertamento, ma a livello, voglio dire, a livello sportivo non rischia niente. A livello sportivo, esatto, non ha niente a che vedere con questa situazione. Questo per rispondere ad Emilio. Cinque fuggitivi, vediamo inquadrati, hanno riguadagnato qualcosa, non molto in verità, una decina di secondi, 4 minuti e pochi secondi, a 25 km dall'arrivo, e quindi vediamo immediatamente la nostra cronotabella. 25 dall'arrivo, ci troviamo quindi, superato Carrascheta, siamo ancora in zone extraurbane, si transiterà da Ibi, che aveva esposto quello striscione, cittadini di Ibi, per Ruben Plaza, e poi l'alto del Chalet del Catì, abbiamo detto la sommità a 3,2 km, l'inizio della salita a 7 km dall'arrivo. Fino a quel momento praticamente un mangia e bevi continuo, un sali scendi, neanche tanto sali scendi, pianura poca, però non ci sono particolari difficoltà. Intanto vediamo qui inquadrato ancora la prima posizione del gruppo, ancora con tanti uomini Liquigas, peraltro tanta Caisse d'Epargne e tanta Cervelo, sono altre squadre che si stanno facendo vedere maggiormente. 4 e 10, sì, stanno guadagnando in maniera
regolare, vediamo Pateschi inquadrato, ma sia Pateschi, ma c'è anche Kreuziger, c'è anche Nibali che ha la maglia bianca, è facilmente distinguibile anche da lontano. Mauro Finetto lì davanti con Pateschi e gli altri subito dietro. Chiudiamo Ciurruca, naturalmente non stiamo parlando di Igor Anton che ha dorsale 71 perché è molto più avanti. Finetto sai che ha fatto parte, anzi era un atleta dilettante dove corro io, una squadra del team Rossato. Ah sì? E quindi insomma un certo affetto ce l'ho proprio. E beh, vedi. E qui continuiamo a fare un giro, abbiamo intervistato anche Alberto Benitez, qui eccolo qua Igor Anton, quindi Ciurruca è andato a raggiungere il proprio capitano, gli passerà le borracce, infatti, ecco qui, stava risalendo il gruppo. Igor Anton per il momento si mantiene al coperto, anche perché lui oggi è uno di quelli che la vogliono vincere. Poco più avanti, col numero 17, c'era Rinaldo Nocentini, un Nocentini che dagli ordini d'arrivo sembra, insomma, vicino alle condizioni che lui vuole avere in corsa. Ricordiamo che dopo quella maglia gialla fantastica che è tornata a indossare con i colori italiani l'anno scorso, poi una stagione difficilissima, travagliata, infortunio dopo l'altro, però insomma siamo convinti che non sia abbastanza caparbio da tornare incidente. Assolutamente, certo, sfortunata, ha recuperato anche in tempi rapidi, poi chiaramente per ritornare dove vorrebbe lui, ovvero anche riconquistare magari una maglia gialla o una maglia rossa in questo caso, insomma ci vuole un po' più di tempo. Allora, intanto Remo ci scrive ancora, ricordiamo un grande corridore, beh, il Chava Jimenez naturalmente non potremo mai dimenticarci, anzi grazie di avercelo ricordato, scalatore degli anni davanti, che aveva vinto proprio qui a Chore de Catí più di 10 anni fa, che quella volta era la prima volta della Vuelta, ce lo ricordi molto bene tu, ed è morto in giovane età qualche anno fa, ci ricorda 7 anni esattamente Remo, ovviamente lo ricordiamo, Chava Jimenez, primo vincitore su questo traguardo, poi vinse un altro Jimenez, Eladio Jimenez, negli anni successivi, comunque un arrivo che ha sempre regalato spettacolo, proprio per questa asperità finale che sarà anche breve, ma è molto, ma molto intensa. Grazie Remo di averci permesso di ricordare Chava Jimenez, purtroppo la nostra malinconia non fa che aumentare tra la scomparsa del grande Laurent Fignon, poi del, non dico l'amico perché insomma non l'ho mai frequentato, ma Chema Gonzalez non è un volto nuovo, chi volesse vedere le fotografie sui giornali quest'oggi e è venuto al Giro d'Italia anche negli anni scorsi quando lui lavorava per altre squadre spagnole lo si è incrociato più volte, quindi quando fa parte dell'ambiente è sempre qualcuno che ti tocca, la cui perdita ti tocca particolarmente. Poi praticamente sono complimenti a Nibali, ma Nibali ha sempre avuto questo atteggiamento, sempre molto, ha una grande personalità, non parla tanto, non è guascone, ma in quanto a personalità ne ha. Sì, sicuramente sì, ma anche riguardo la sua pedalata, è tutta la settimana che pedala bene, l'abbiamo visto anche l'altro giorno quando c'era quella salita di 5 km stretta, lui era sempre molto agile, molto pimpante, si vede che sta bene. Secondo alle spalle di Igor Anton, quindi... Assolutamente, no, si vede che sta molto bene e può far bene sicuramente. Ha una squadra fortissima dalla sua, lui sta completando una maturazione che è avvenuta nel modo perfetto, perché praticamente lui da quando è passato come una delle grandi promesse l'anno tra Visconti e Nibali, insomma si parlava molto di loro, ha avuto una crescita molto regolare, secondo me, quella che deve avere un corridore di corse a tappe. Magari quello da corso di un giorno ti fa l'esploit, vedi Cavendish a 22 anni, a 23 anni ti vince la Sanremo. Il corridore da corsa a tappe, tranne, ovviamente ci sono anche, voglio dire, Fignon ha vinto praticamente il tour da giovanissimo, appena passato pro, però tendenzialmente è così che succede. Intanto Oscarito Freire, che il presidente ci ha ricordato che non va mai dimenticato tra i favoriti del mondiale, vediamo anche Kolobnev in questo momento con la maglia di campione russo. Oscar Freire, quando si nasconde come sta facendo in queste prime tappe, vuol dire che sta molto bene, insomma chi ha imparato a conoscere il Oscarito da Torre la Vega credo che ormai sicuramente sta bene, perché non ha fatto gruppetto con gli altri velocisti, insomma è uno che in salita tiene e quando sta bene tiene assolutamente anche di più, quindi oggi la salita non gli ha fatto male, sicuramente arriverà lì tra i primi anche oggi, magari nel tratto più duro, quello al 12%, ovviamente soffrirà un pochettino, ma sicuramente
è un atleta che è in grande crescita e farà divertire anche lui al campionato del mondo. Per quanto riguarda Nibali è sicuramente in crescita, ha fatto un giro esemplare quest'anno. Ma perfetto, cioè, ma il miglior poteva... compagno non poteva. La brutta notizia di Pellizzotti all'inizio giro, poi comunque è stata assorbita bene dalla Repubblica Stormi, perché hanno trovato un Nibali perfetto, non aveva in programma, lì non ci sono dubbi, senza trovare i Bagnini, Contador di anche recente memoria. Lì qualcuno faceva illazioni, che non è vero, che non si stesse allenando. Nibali è scontato, perché è stato così poco tempo prima e in seguito a un evento chiaro e un dato di fatto, per cui veramente non lo sapeva. Eppure ha fatto un gran giro d'Italia, ha vinto una splendida tappa. E... è stato sfortunato nella tappa delle strade bianche, insomma, se è rimasto. Beh, ma lì è stata una tappaccia in cui veramente molti hanno subito conseguenze. Vediamo che si dissette intanto Carlos Sastre, sullo sfondo Vladimir Karpets, il corpulento russo del Team Katyusha. E allora 5 minuti, sono tornati a guadagnare, evidentemente si è un po' rallentata l'azione, serviva proprio a stancare gli altri, secondo me. Torniamo amici con le immagini in diretta dall'ottava tappa della 65esima Vuelta a Spagna, da Villena a Xored de Catí, 190 km, qui siamo sul quintetto dei fuggitivi che dopo aver visto ridotto il proprio vantaggio all'ultimo Gran Premio della Montagna disputato, il penultimo in assoluto della tappa, hanno riguadagnato qualcosa, quindi evidentemente, stiamo dicendo prima del break pubblicitario, l'azione del Team Cervello e anche la Liquigas Doimo là davanti era proprio in chiave non tanto vittoria di tappa, perché vedi che non li hanno inseguiti fino ad andarli a prendere, ma per cominciare a mettere un po' di fatiche negli avversari diretti da parte di probabilmente Sastre, che ha mosso la Cervello, potrebbe essere Tondo, ma io propendo più per Sastre, così come sensazione. Poi ovviamente Nibali che punta, ma Frank Schlecker era là davanti, Philippe Gilbert ha tenuto bene. Allora torniamo a vedere uno dei commenti, dice di Lorenzo, vedremo o Nibali o Rodriguez in rosso e un Schlecker, un Frank Schlecker in ripresa, secondo me arrivano in una decina. Può essere, è condivisibile, è una delle possibilità. Loro stanno andando costanti, sono quelli, il gruppo dietro che è calato vistosamente, insomma, quindi stanno rientrando anche quelli da dietro che in salita si erano staccati. E poi scrive il nostro scommettitore quotidiano, che è Alessandro, che sempre ci manda sempre le sue domande, forse sta puntando già alla scommessa come vincitore definitivo. Quali sono le possibilità di Mosquera nella tappa di oggi? Ma bisogna vedere intanto come sta, perché c'è stata, cioè, Mosquera le possibilità l'abbiamo detto anche dall'inizio ce l'ha, perché Ezequiel Mosquera, ricordiamo l'atleta 211 della Sacobeo Galizia, si esalta sempre alla Vuelta, come ha ricordato anche Alessandro. Vedremo poi, aspettiamo ancora un po', ha delle possibilità sicuramente, ma abbiamo detto di tornare a inseguire oppure no, perché può darsi anche che i corridori che puntano alla classifica generale si marchino a vicenda, quindi attaccandosi senza necessariamente andare a prendere la fuga, anche perché sono diventati 5.30, 17 dall'arrivo, non è più così scontato che andiamo a prendere, quindi cambiamo ancora per l'ennesima volta la prospettiva teorica di questo finale di tappa. Anche perché salvo la e poi salita pensa che, sai che ho scoperto, ci ha detto Alessandro che alcuni suoi amici scommettitori che ci hanno scritto, Marco e Andrea credo oggi, ci seguono addirittura anche dalla sala corso, la sala scommesse, che insomma, quindi stai attento a quello che diciamo, non parliamo male degli scommettitori. Io non sono uno scommettitore, sono un profano totale delle scommesse. Quando ho qualche curiosità telefono a Riccardo Magrini, che invece è un grande intenditore, e mi faccio dare delle dritte, non per scommettere, ma almeno per avere idea di cosa sia il mondo delle scommesse, che ha tanti sicuramente appassionati. Poi Massimo conferma un po' quello che abbiamo detto, è d'accordo con noi evidentemente, cioè che ha raggiunto una maturità e una sicurezza, oggi non vorrà strafare, siamo pienamente d'accordo, l'abbiamo detto finora, sicuramente non è oggi la giornata in cui dare tutto, oggi è la giornata in cui mettere un piccolo mattoncino sul cammino. Sì, poi teniamo conto che comunque, pur dura che sia, l'ultima salita è di 3 km 800 metri, non è una salita di 10 km che può far vittime a tutto spiano. E tanto io non so se sia per noi o no, adesso non so perché non si firma, incomprensibile la condotta del gruppo. In effetti il gruppo stava inseguendo, aveva portato a 3,5 il distacco quando davanti erano arrivati praticamente a quasi 8 minuti a un certo punto, 3,5 distacco dimezzato in
non molto tempo, poi il gruppo invece ha rallentato nuovamente, 5.30 15 all'arrivo, io lo ripeto, non è un vantaggio da sottovalutare. E probabilmente anche l'amico che ci ha scritto, che però non si firma, c'è l'idea che le squadre dei corridori che puntano alla classifica generale si stiano marcando un po' fra di loro, e quindi quell'azione fosse non tanto intesa ad andare a prendere la fuga, ma a fare corsa dura sulla salita per poi giocarsela nell'ultima tra di loro, più che per vittoria di tappa. Sì, anche perché gli uomini che sono in fuga sono uomini che in salita non vanno piano e che sono abituati anche a stare in fuga, e quindi a 15 km, 5 minuti dentro te, potrebbe essere un buon vantaggio. Eh sì, ma era una fuga da non sottovalutare dall'inizio, poi quando avevano 8 minuti era pericolosa, quando sono tornati a 3 e mezzo sembrava ormai esaurita perché il gruppo stava rinvenendo con grande veemenza, poi questo terreno era ideale per andarli a prendere con questi, l'unico tratto praticamente quasi pianeggiante della tappa, e invece 5 km, 15 all'arrivo, 5 e 32 il distacco, quindi sarà difficile per il gruppo, molto difficile direi, andarli a prendere a 14 km dall'arrivo, a meno che si piantino, ma non sono atleti che si piantano, perché Moncoutier ha vinto 2 volte il Gran Premio della Montagna nelle ultime 2 Vuelte. Serafin Martinez ha la maglia di leader che aveva già vestito all'esordio alla Vuelta nel 2007 da neoprofessionista. Chop ha vinto la tappa al giro con la cima Coppi dentro, più scalatori di così. Hassan Bazayev tiene bene, anche se credo che nella salita qualcosa sia un po' inferiore ai 3 che ho appena nominato. José Luis Arrieta, con la grande esperienza che ha, sa come comportarsi, però poi in discesa Bazayev potrebbe rientrare, magari se non li vuole inseguire a tutti i costi. La salita misura solo 3 km, se Bazayev diciamo contiene il distacco in salita, quello che credo che accuserà rispetto agli altri, e poi in discesa rientra, Bazayev è il più forte di tutti in volata sulla carta. Certo, sulla carta, poi una tappa come quella di oggi con tutte queste salite che hanno affrontato, poi sai, le gambe sono quelle che sono. Nel gruppo si è riportato davanti il team Lotto, e quando si riportano davanti loro tengono calma la situazione per rimanere ancora in rosso, quindi è evidente il fatto che il gruppo sta lasciando ancora fare, e bisogna vedere chi si metterà e si incaricherà di portare avanti insomma questa tappa e per cercare di dimezzare. Secondo me, come hai detto tu, probabilmente su quella salita i corridori che punteranno alla classifica finale faranno una selezione tra di loro per vedere come stanno, e magari non puntano a vincere questa tappa. Vedremo, comunque 5.30 rimangono a questo punto, cioè io ti dico, ogni chilometro che passa fa aumentare le possibilità già ampie di questa fuga di arrivare, perché evidentemente il gruppo, infatti scatena anche commenti questo comportamento del gruppo che non... Si iscrive nuovamente dicendo una riflessione: secondo lui una volta vinceva chi andava meglio su tutti i terreni, si esponeva, scattava, rischiava eccetera, mentre oggi in effetti c'è tanto lavoro di squadra, magari piazza la botta, fa una buona cronometro e porta a casa la corsa a tappe. In effetti è vero, una volta, che fine hanno fatto i duelli fra Pantani e Urri, che qui scusami alzo un attimo in piedi perché sono stati momenti da vedere, poi non analizziamo il dopo, però quei momenti da vedere sono stati veramente indimenticabili. O Armstrong che in salita non aspettava nessuno e prendeva e se ne andava. Dove sono i Gibbo Simoni? Cioè gli attaccanti, quelli che prendono e se ne vanno senza stare a fare troppi calcoli. Perché si gioca a risparmio? Io ho un'idea, però dirla prima tu. No, io sinceramente non lo so, perché non ci sono più gli attaccanti di... piuttosto recenti, abbastanza recenti, insomma, di Armstrong stiamo parlando di quell'Armstrong di 5 anni fa, insomma, tutta gente di Simoni di 4-5 anni fa. Beh, Simoni ha corso fino all'ultimo giro, anche se poi era un giro diciamo passerella, tranne quella cima Coppi che Chop gli ha tolto, e qui continua il mio rammarico, ma perché sono un romantico, non perché ci sia della giustizia o perché spettasse a Simoni, per carità, ma è una targa, gli non so, magari può essere, insomma, si può interpretare il fatto che magari adesso gli atleti di punta quei 2 o 3 che puntano alla vittoria finale si equivalgono molto, chi va un pelino di più in salita, chi un po' di più a cronometro, e ognuno se la gioca sul proprio terreno. Non mi viene da pensare a nient'altro da questo punto di vista. Poi ecco, secondo me è proprio questo, cioè nel caso di Contador per esempio, allora una corsa di 3 settimane si vince ovviamente amministrandosi nelle 3 settimane. Armstrong con i Tour Vinti lo ha fatto capire molto bene, perché quando poteva vincere le tappe le diceva, se non era necessario, cioè non ha mai fatto una fatica in più del dovuto proprio per la prospettiva delle 3 settimane. Poi se sei all'ultima settimana e ce la fai, fai anche l'impresa. Secondo me è
se il corridore primo in classifica generale magari non attacca necessariamente in prima persona eccetera, è perché nessuno lo costringe ad attaccare. Vuol dire che non ha gli avversari, forse ad alto livello all'altezza non sono così tanti in questo momento storico, cioè per intenderci. Un contatore è difficile trovare uno più forte di lui adesso nelle grandi corse a tappe, quindi anche il contatore stesso, piuttosto che partire, andare ad attaccare e inimicarsi il pubblico, il gruppo, cosa che sappiamo non va mai fatta possibilmente, a meno che uno sia veramente un fenomeno, allora se ne frega dell'amicizia del gruppo. Ci vogliono anche gli avversari all'altezza. Oggi, quest'anno Scheck ci ha provato e qualcosa si è visto nel momento in cui Andy Schleck ha provato ad attaccarlo, ma una o due tappe. Tra l'altro nel momento del famoso surplus in montagna fra Contador e Schleck, Menchov ne stava approfittando e stava andando via lui e un altro gruppetto di corridori, quindi non lo so, penso che se ci sono veramente due fortissimi, almeno due, allora si vede la battaglia, ma se ce n'è uno supererà gli altri, come nel caso di Contador a mio avviso, soprattutto se può contare sulla cronometro, perché sai, lo scalatore forte, se non è forte al cronometro equilibra un po', ma se lo scalatore forte è forte anche al cronometro diventa difficile, devi trovare un alto forte quanto lui. Assolutamente, è una mia idea. Insomma, quando c'era Urek e Pantani se l'è giocata tutta nelle salite, e poi era un atleta che era spettacolare vederlo in salita, ti divertivi, lui ha dato tantissimo spettacolo. Il ciclismo di adesso forse dà un po' meno spettacolo, è molto più regolare e tutti, come hai detto tu, puntano ad amministrare per arrivare a fare il loro lavoro fino in fondo. 5-15, qui insomma sarà veramente dura andare a prendere questi 5, che sono 5 atleti, lo abbiamo già ricordato più volte, forti in salita, e quindi potremo assistere a due corse in una, cioè quella per la vittoria di tappa, anzi potremo, stiamo assistendo a due corse in una, quella dei 5 quadrati per la vittoria di tappa, e subito dietro abbiamo visto la Liquiga ha aumentato un po' il ritmo, che in effetti veramente stava calando in maniera incomprensibile e anche non piacevole, perché insomma non vorremmo mai vedere al risparmio in questi momenti con una salita finale, insomma vabbè, comunque così sta andando, certo, quindi due lotte in una. Però è anche giusto, insomma, la squadra che di Gilberto, insomma, non vedo perché dovrebbe tirare per andare alle riprese, insomma non ha nessun, se non lo fanno gli altri loro non lo devono fare, quindi tra l'altro i fuggitivi si stanno anche aiutando tutti insieme, insomma secondo me fino a quando arriverà la salita loro continueranno a dare i cambi tranquilli e cercheranno di mantenere viva il più possibile questa fuga. Intanto vediamo che da quando la Liquigas ha preso in mano le redini del gruppo, Limati 30 secondi, probabilmente questo... vogliono arrivare un po' a ridosso. Sì, vogliono arrivare a ridosso, però sai, 5 minuti sono 5 minuti, non è che in 3 km ti rosicchiano 5 minuti, a meno che crollino in maniera comunque imprevedibile. Poi ci chiede sempre, così chiudiamo con Emilio che è veramente lunga, chi ci potrà fare farci sognare più di tutti nelle grandi corse a tappe. Riccardo il Cobra Ricò ha scritto per la precisione, Vincenzo Lo Squalo, Nibali o Giovanni Visconti. Io ti dico, intanto escludo Visconti perché per me diventerà un grande corridore da classica Visconti, se non lo è già. Poi lo bisogna anche escludere perché non è in un team pro tour e non tutti i giri li può fare. Scusate amici, ogni tanto c'è qualche interruzione, ma non è dipendente dalla nostra volontà. Cinque minuti. Dicevo che Visconti purtroppo per la squadra in cui corre, che comunque è una fortissima squadra, però non essendo pro tour non può partecipare a tutti i grandi giri, quindi lui per il momento mi sento di escluderlo. È chiaro che Ricò era forte prima della squalifica, deve ancora dimostrare dopo. Nibali è un'ottima realtà, abbiamo visto che al giro cosa è riuscito a fare e cosa sta facendo la Vuelta, quindi sì, in prima posizione mi sento di mettere Nibali per dare una risposta secca al nostro amico. Poi comunque voglio dire, siccome qualche giorno fa insomma c'era qualcuno che si era un attimo, quando io avevo detto che per me, se vogliamo metterci d'accordo, che al primo errore sia fuori sempre tutto a posto, però sono anche convinto che nel momento in cui uno paga il suo debito, poi 0-0 tutti non... No, quindi certo, Riccardo Ricò è tornato bene e però prima della... Certo, deve ancora, dobbiamo ancora vederlo nuovamente, anche se comunque i numeri Ricò, cioè i numeri del DNA ce li ha senz'altro, sono molto diversi. Ricò scatta in salita
alla scalatore puro, è molto veloce anche negli scatti saliti. Nibali è veramente il passista scalatore, forte a cronometro. Sono due ottimi corridori sulla carta, diversi tra di loro. Diciamo che come prototipo di corridore per le corse a tappe, Nibali è un po' più vicino a questo prototipo, perché va forte in salita, va forte in discesa, va forte in pianura, va però forte sarebbe, io spero di vederli tutti e due senza nessun'ombra, anzi non abbiamo motivo di paventare ombre se non ci sono fatti. Attenzione, un'altra caduta. Intanto un corridore dello Scaltello Scadi, vediamo subito di chi si tratta, perché oggi lo Scaltello Scadi è molto interessata alla tappa e siamo ancora un po' distanti. Immediatamente l'ammiraglia, spero che non si tratti proprio di Igor Anton, sarebbe una beffa clamorosa per uno dei favoriti di giornata. Dicevamo, in tutto questo io non vorrei che Giovanni Visconti se la avesse a male, secondo me lui è veramente un corridore fantastico, lo è già, non diventerà per le corse di un giorno, no, non era Anton, lo avete visto, era Gorka Verdugo, comunque un elemento importante, esperto delle Scaltello Scadi. Giovanni Visconti ha rivinto il campionato italiano, nelle grandi corse a tappe secondo me sarà capace di vincere tante tappe, ma credo che insomma anche Giovanni è un atleta fortissimo per le gare di un giorno, e lo veramente salutiamo con grande affetto, il campione d'Italia. Ciao Giovanni. E poi come gli altri due atleti che abbiamo prima citato, è un giovane, quindi come tutti i giovani vanno incitati, e soprattutto è una nostra bellissima realtà per quanto riguarda gli azzurri. E poi ci chiede Pellizzotti, secondo voi come si è comportato l'USEI? Io non ci ho ancora capito niente del caso Pellizzotti, dico solo che Pellizzotti è una persona che vorrei salutare con grande affetto qualora ci stesse ascoltando. L'avevamo incontrato a un sopralluogo a Plan de Corones con Eurosport subito prima del Giro d'Italia, un Pellizzotti pimpante, insomma non oso pensare a che botta sia stato non poter partecipare al Giro. Salutiamo Franco Pellizzotti, speriamo che tutte queste situazioni ancora ambigue si chiariscano prima. Io non voglio entrare nel merito se uno è colpevole o no, però sicuramente secondo me le decisioni vanno prese nel più breve tempo possibile, non ci possono essere questi lassi di tempo in cui uno viene messo a bagnomaria lì nel limbo e non si capisce che fine deve fare. Secondo me quando uno viene richiamato all'ordine deve capire tra virgolette di che morte morire, insomma gli devono dare subito la sentenza di questa cosa, non bisogna aspettare un anno o due, perché psicologicamente è veramente difficile, e insomma la nostra solidarietà in generale, per lui, è difficile per quelli che stanno fuori capire, è difficile per la squadra, insomma è una difficoltà assoluta, quindi secondo me l'UCI dovrebbe mettere un po' di pepe alle sue decisioni. Intanto l'Liquigas Doimo si è messa decisamente in testa al gruppo, un'andatura sostenuta. Vincenzo Nibali, ricordiamo, lo riconoscete facilmente dalla maglia bianca che non è sua, di spettanza, sarebbe di Philippe Gilbert, quella della Gran Combinata, ma la indossa in quanto secondo. Ed ecco i cinque che praticamente stanno attaccando la salita conclusiva. Eccola qui, una salita breve, ricordiamo le caratteristiche, non molto lunga. La salita finale, si parla di 3 km, una pendenza media. 8 dovrebbe essere. Sì, una pendenza media dell'11-12%, però con punte superiori al 22%, quindi una salita che può far male. E vediamo subito il primo ad accelerare, proprio José Luis Arrieta della Scelta Serra Mondiale. Salutiamo brevemente anche Alessandro della Muggiano, che anche lui frequenta la Igueglia, la Gran Fondo, che insomma tu, ne abbiamo parlato poco fa con la maglia nera di Zanoni, alla bella Gran Fondo, insomma si è ricordato il ballo. Grazie Alessandro. Ora però entriamo in cronaca totalmente, perché qui si decide la tappa e probabilmente si deciderà anche il lui soprattutto è considerato uno sprinter, tiene anche bene le salite possibilmente brevi, vedremo alle pendenze, però Asa Baseyev, se rimane aggrappato a questo gruppetto poi li batte in volata, se riesce a rientrare o almeno a non farsi staccare troppo. Sulla carta sì, bisogna vedere quanta fatica accusa su questa salita e quanto deve spendere per rimanere aggrappato alle ruote di quelli che insomma scollineranno prima di lui, se lo faranno. Intanto vediamo che la Liquigas veramente sta andando veramente a tutta per prendere davanti questa salita. Sì, ormai insomma i 3 minuti e 25 per il momento, il gruppo non pensa minimamente ai fuggitivi ma pensa proprio allo scontro diretto per la classifica generale. Evidentemente Vincenzo Nibali ha grandi intenzioni, perché stanno facendo una specie di treno per prenderla davanti la salita, probabilmente è stretta anche questa come quella dell'altro giorno. Sì, poi c'è una salita secca, si fa in fretta a rimanere imbottigliati. Intanto è José Luis Arrieta, ancora lo spagnolo esperto della GDSR la Mondiale, a fare l'andatura in questo primo tratto di salita. Adesso avevo l'altimetria particolareggiata, che ovviamente quando serve scompare immediatamente, eccola qua. Allora dicevamo lunga 3 km 8,
si va a 1100 metri di altitudine, 440 metri di dislivello, pendenza media 11,5%, pendenza massima 22% nella seconda metà della salita, tra l'altro. Il primo tratto al 7%, poi 11%, poi ancora 7%, dovrebbe essere il tratto dove si trovano i corridori in questo momento, poi 14%, 16%, 22% in un tratto praticamente a meno di un chilometro dalla sommità. Che adesso Nibali in seconda, in seconda ruota, si sì, è lì con un compagno di squadra davanti, anche qualche corridore si vede dalla Caisse d'Epargne. Ora diventa molto interessante perché qui ci si gioca la prima posizione, che non sarà, è tutt'altro che definitiva, mancano due settimane, ma intanto è meglio essere davanti che essere dietro, è evidente, sarà banale ma è così. Poi nel finale invece a un chilometro, discesa fino all'ultimo chilometro, una leggera salita, si va in salita, ovviamente nulla a che vedere con le pendenze di questo Gran Premio della Montagna, però è un finale che comunque non ti fa riposare sicuramente, l'ultimo chilometro comunque in salita verso l'arrivo. Vediamo ancora il forcing della Liquigas Doimo. Vediamo chi... chi si muove da dietro. Mi dicono di farti parlare più, Fabrizio, lo faccio immediatamente. Intanto vediamo, ecco qui, intanto inquadrato, abbiamo visto Björn Schröder per un attimo del team Mirram, mentre prosegue questo attacco col gruppo che per il momento risponde. Ovviamente la Liquigas può attaccare con più punte perché ha i Kreuziger, ha anche eventualmente Zaug oltre a Vincenzo Nibali, e quindi muove prima la Liquigas, che sperava in una risposta che però non c'è stata, non ha risposto nessuno all'attacco proprio di Oliver Zaug. Non è pericoloso, 37-18, là davanti sono a 2-14, quindi un attacco che non spaventa i primi in classifica generale. Qui si va a chiudere il buco, Nibali ovviamente non risponde, non va a chiudere sul compagno. Beh, è lì d'appoggio il compagno. Un altro attacco, ora probabilmente si susseguiranno gli attacchi, la Caisse d'Epargne che ha tante punte da potersi giocare. Ma come abbiamo visto, insomma, intanto credo che i fuggitivi ormai siano andati, non stiamo sui fuggitivi perché diventa molto interessante vedere i tentativi. Anche la Caisse d'Epargne ha diverse punte, là dietro si tengono al coperto Arroyo, i vari Arroyo, Bruseguin, ci prova con Ruben Plaza probabilmente oggi, o David Lopez. La Caisse d'Epargne ha preso un buon vantaggio, loro sì che sono piazzati bene in classifica generale. Poi come giustamente hai sottolineato tu prima, la prima parte di salita è quella meno dura, quindi ci aspettiamo che nella seconda parte qualcuno possa fare la differenza. Intanto qui andiamo a vedere se in coda si stacca qualcuno di particolarmente importante per la classifica generale. Non ci fa piacere vedere Marzio, ma qui non siamo in coda, qui siamo nel gruppo di testa, c'era anche Marzio Bruseguin, lo avete visto col 52, più avanti Nibali, invece Rigoberto Uran è la prima punta che si è giocata alla Caisse d'Epargne, lui ha 1,19, meglio di lui in classifica generale c'è Ruben Plaza, ma 1 minuto e 19 si recupera bene. Intanto è stato il primo ad aumentare l'andatura, il primo ovviamente a cedere, José Luis Arrieta. Intanto i fuggitivi stanno affrontando una delle parti più dure della salita, con pendenze che arrivano fino al 21%, quindi la fatica si comincia a far sentire e qualcuno si stacca anche dal gruppo dei fuggitivi. E vediamo che anche Serafin Martinez, e lui ci stupisce un po' di più, non riesce a tenere il ritmo dei migliori, ora prova a rientrare. Andiamo là davanti, qui serve poco, 1,50, sta calando ovviamente, ma calano molto anche i chilometri che mancano all'arrivo, ora ci sarà la discesa. Ed eccolo qua, Serafin Martinez, dopo aver sprintato su tutti i GPM finora, su 4 GPM è stato primo 3 volte e secondo la quarta. Basayev tiene ancora bene, mentre cede anche Johan Chop, attenzione, rimangono Moncoutier, Basayev,
là davanti ha ceduto per prima Arrieta, poi Martinez, poi anche Schopp fa fatica, rimangono David Moncuti e Kofidis e Hassan Basayev Astana. E intanto Philippe Gilbert tiene, si è messo davanti a Vincenzo Nibali. È in ottima condizione, insomma, è inutile ripeterlo, l'abbiamo visto dal primo giorno di questa. Intanto Zaug continua dopo lo scatto precedente, ora a fare la corsa dura in testa al gruppo Oliver Zaug. 5 km alla conclusione, 1,50 al vantaggio dei battistrada, a loro interessa se scollinano, insomma, con questo vantaggio poi diventa praticamente impossibile andarli a prendere. Intanto continua Rigoberto Uran nell'azione personale, solo che per la vittoria d'etappa sarà veramente dura. Non diamo nulla per scontato, ma sono lontani. E continua, insiste Rigoberto Uran, colombiano, 23enne, giovane, ma già talentuoso corridore. Quest'anno non ha vinto corse, ha vinto una tappa al Giro di Svizzera nel 2007, ma è un corridore di valore assolutamente, poi ricordiamo ha solo 23 anni. E qui vediamo, ecco, lo sforzo si muove molto, Basayev per stare dietro a David Moncoutier, che invece procede seduto, ma Basayev, ricordiamo, è molto veloce, anzi è velocissimo, lui fa le volate anche di gruppo, quindi se riesce a limitare il distacco, certo che se sta sfarfallando così tanto rischia veramente di andare in acido lattico, poi lì fai fatica. Beh, qui le pendenze sono molto molto aspre, quindi... Invece Moncoutier, da corridore esperto, da vincitore negli ultimi due anni della maglia Foix, va avanti regolare, sempre seduto, sempre composto, con rapporto agile. Ecco Rigoberto Uran, il colombiano, invece, che insiste. Ecco, questo è uno dei tratti veramente duri. Potrebbe rientrare sui primi lui, eh? Diciamo che il gruppo ora non è ancora transitato. 1,41 il ritardo di Uran. L'accelerazione di Carlos Sastre ora con la classica azione sua, l'apporto molto agile da scalatore puro. Cerca di avvantaggiarsi, ovviamente, in chiave classifica generale. Qui non si pensa alla vittoria di tappa. Carlos Sastre, che però partito bene, non mi sembra riesca a dare la voluta continuità all'azione. Dietro c'è molto bene anche Peter Velitz per l'HTC Columbia, poi Vincenzo Nibali, ce l'ha davanti anche Joaquin Rodriguez con Igor Anton ancora tra i migliori, Nicolas Roche ottimo col dorsale 11 per la Cedoser, Philippe Gilbert ancora non è così distaccato, fatica un po' ma tiene, cioè fatica, ma se tiene può rientrare, quindi potrebbe anche salvare la maglia se è ancora lì. Beh, sai, in quella discesa mi è sfuggito Menchov tra i metri, spiana un po' al 13 comunque, che comunque è una signora pendenza, spiana al 13 è già un ossimoro di suo. E qui siamo su Rigoberto Uran. Beh, insomma, poi ricordiamo che di salite oggi ne hanno fatte, quindi cominciano anche a sentirsi nelle gambe. No, si sentono, ma soprattutto secondo me il gruppo ha atteso un po' per mandare questi contratti, cioè, si doveva avvicinare più in pianura, quando poteva recuperare? Tanto qui si è formato un gruppetto con Sastre, Velitz, Nibali, Igor Anton, Joaquin Rodriguez, poi c'è Roche, Nicolas Roche e poi l'altro dovrebbe essere, abbiamo visto una maglia a cervello, Xavier Tondo. Franz Lecker nel secondo gruppettino. Sì, accusa qualcosa, ma sai, queste salite secche non sono le sue, sì. Lui è più per salite lunghe. Comunque, chapeau per Roche. Sempre, no, ma Nicolas Roche, signori, è un corridore che cresce continuamente e va bene negli arrivi pianeggianti. Ecco, intanto Gilbert che oggi tenta di salvare la propria classifica. Accusa un po'. Moncuti ha un vantaggio di 15 secondi attaccando sul primo inseguitore. Qui siamo sul gruppetto importante, vedete Joaquin Rodriguez in maglia Katusha col 181, poi proprio Xavier Tondo col 9 col Team Cervelo, Nicolas Roche col numero 11, Igor Anton in maglia Euskaltel Scala Arancione, vedete Vincenzo Nibali alla sinistra con la maglia bianca, poi Sastre, hanno raggiunto Rigoberto Uran e parte Joaquin Rodriguez, parte pulito Rodriguez, è lui che sui muri a Monte Lupone ha vinto per due volte su due alla Tirreno Adriatico, sono le sue salite, aveva detto dopo la seconda vittoria spero che facciano un mondiale a Monte Lupone così lo vengo a vincere, stava scherzando ma fino a un certo punto. Ma Joaquin Rodriguez oggi può veramente indossare la maglia rossa lui, eh? Però c'è un Nibali che non gli dà un metro, è in discesa, i Nibali sicuramente non è inferiore, hanno due secondi di svantaggio loro due, di differenza, scusa, i loro due. Sì, 10 secondi Rodriguez, 12 Nibali. Intanto qua lo giocano veramente loro. Con Vincenzo Nibali, Igor Anton ancora ben posizionato, mentre Gilberto comincia a accusare qualche metro. Sì, anche Sastre mi sembra che dopo lo scatto di prima, intanto Moncuti sta aumentando
il vantaggio l'abbiamo un po' lasciato, ma qui è anche interessante in chiave classifica generale per vedere, ecco Frank Schleck che è transitato in questo momento, poi qui diventa difficile riuscire a... Vedo Mencio. No, Menchov lo stavo cercando anch'io sinceramente, la maglia Rabobank, ma non è ancora finita la fatica, ma Monkuti sta guadagnando su diretti inseguitori, ma i diretti inseguitori, cioè, cioè Basayev, non è il suo terreno. Basayev deve cercare di non perdere più di tanto per poi giocarsi la volata cercando prima di rientrare in discesa. Non è nulla scontato, una bella tappa, le tappe più sono imprevedibili, più ci piacciono, no Fabrizio? Assolutamente sì, Nibali ha proprio un bel viso ancora. No, Nibali ha una serenità evidente anche estrema, da lontano proprio. Vediamo qualche Rodriguez in questo momento che fa l'andatura, ma lo tengono sia Tondo che Igor Anton, mentre invece dopo il primo scatto Carlo Sastre è ribaltato un po' indietro. Joaquín Rodriguez, vedi, però non c'è, in questo momento respirano un po', però poi torna a salire la strada, ancora tanta fatica, e riscatta nuovamente Joaquín Rodriguez. Risponde subito Nibali. Tra poco comincia il tratto più duro anche per loro, Joaquín Rodriguez, questo è uno scatto che fa male, Vincenzo Nibali però non gli ha lasciato un metro, Nibali sta benissimo. Grande gamba per Vincenzo Nibali che non ha lasciato un metro a Joaquín Rodriguez, poi diventa veramente difficile se gli lasci spazio. Insiste Purito, ricordiamo che questa non è la testa della corsa, in testa c'è David Moncoutier che è più avanti, ha un vantaggio anche di quasi 2 minuti su questo gruppo, infatti ecco qua 2:03. Igor Anton che scatta in faccia, Nibali accusa un pochettino, no forse non ha voluto, non ha voluto rispondere subito perché lui non è, attenzione perché Igor Anton vedi dopo lo scatto paga subito, non ti perdona questa salita, qui non molla la pendenza, anzi devono ancora trovare il tratto più duro questi corridori. Ci prova Rodriguez, vedi chi scatta, si ferma subito perché ti accorgi immediatamente rischi di andare fuori giri e poi arrivi domani. Pensavo progredisse, l'avevo visto un attimino andare su proprio, non rispondere subito. Invece Carlo Sastre in difficoltà, era scattato per primo, poi l'abbiamo visto, raggiunto anche da Tondo, è rimasto Tondo là davanti e Sastre invece deve andare avanti regolare, un Sastre che fa fatica a trovare la giornata di grazia quest'anno, veramente ci dispiace perché lui ha fatto delle imprese clamorose in montagna. Intanto vediamo, ecco, finalmente termina la salita, solo 3 km ma non finisce mai questa salita, ripidissima. Beh, questi tipi di pendenze veramente diventano una salita impegnativa. E comunque scollina per primo David Moncoutier, ora ha un buon vantaggio, bisognerà vedere, Menchov ha perso terreno perché non lo vediamo proprio assolutamente, quindi attenzione Menchov, Schleck non ha perso tantissimo ma comunque si è staccato Sastre, rimangono soltanto Rodriguez, Igor Anton, Vincenzo Nibali e Xavier Tondo, considerando gli uomini naturalmente nella parte alta della classifica. Menchov sta perdendo terreno, Menchov lo dovremo vedere nell'arco delle 3 settimane, ma sembrava stare così bene, ma se si stacca oggi vuol dire che la condizione ideale non c'è. Intanto Sastre, come è accaduto in altre occasioni, approfitta per una pendenza un po' minore per rientrare nel gruppo dei migliori in classifica generale, ancora però lontani 2 minuti da David Moncoutier che in questo momento è impicchiata nella discesa molto impegnativa, una discesa di 3 km e poi l'ultimo chilometro in leggera salita fino all'arrivo. Moncoutier ha grandi chance se non rientra Basayev, se rientra Basayev diventa un problema per lui perché è velocissimo. Ora Nibali per un attimo fa 2 pedalate e guadagna un metro, si porta quantomeno in testa Xavier Tondo, poi maglia arancione in terza ruota Igor Anton, poi Purito Joaquín Rodriguez con la maglia Katiusha e poi Carlo Sastre che è riuscito a rientrare dopo aver ceduto qualche metro. Mi sento di dire che la maglia rossa è ormai sulle spalle di uno di questi atleti qua. Attenzione perché forza, c'è lo scatto di Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali sui pedali, scatta, tenta di mettere dello spazio fra sé e gli avversari diretti in classifica generale. Qui siamo sulla sommità, il Gran Premio della Montagna, Choret Decati, la difficoltà insomma di cui si parlava già oggi. Ed ecco transito 1:43, hanno recuperato nel tratto di salita una 15ina di secondi a David Moncoutier che comunque è lontanissimo e sta andando ormai per la vittoria d'etappa. Credo sappiano benissimo anche loro che non c'è nulla da fare, ma loro puntano alla classifica generale non per forza per mettere la maglia ma per cercare di guadagnare il più possibile. Poi se la media mette un altro dei tre, però insomma stacchi Menchov e Schleck nella terza settimana è una cosa molto importante. Questa invece è l'azione di David Moncoutier, vincitore del Gran Premio della Montagna delle ultime 2 edizioni, solitario al comando dopo che ha lasciato nel corso dell'ultima salita tutti gli ex compagni di fuga. Il primo a cedere è stato Arrieta, poi ha ceduto anche Martinez stranamente, ma aveva sprintato su tutti i GPM precedenti, evidentemente la fatica
si è fatta sentire Johann Schopp, l'ultimo a cedere è stato stranamente il velocista dei 5, cioè Hassan Bazayev, che tiene bene anche in salita, ma è di fatto considerato un velocista un po' da tutti per gli ordini d'arrivo, insomma, anche al Giro d'Italia nelle volate di gruppo finiva fra i primi 10. Poi Moncoutier è un signor corridore, quindi Moncoutier è un corridore esperto, sta molto bene evidentemente da come ha fatto l'ultima salita, ha lasciato tutti, ha tenuto un'andatura insostenibile per gli altri, però è interessantissimo in due chiavi, l'abbiamo detto, questa tappa ormai da tanti chilometri. David Moncoutier, io credo che ormai insomma stia già pensando a come festeggiare, perché è lontanissimo Bazayev e la discesa era troppo breve per recuperare. Intanto Gilbert perde 2,25 da Moncoutier, quindi ormai ha lasciato, come abbondantemente previsto, la maglia di leader che è ancora in gioco. E David Moncoutier va a vincere la tappa, il vincitore per due volte, fa segno 3 come terza vittoria di tappa alla Vuelta a Spagna. Vince l'ottava tappa, una bella tappa comunque per come si è svolta nel finale, soprattutto David Moncoutier vincitore di tappa, una media di 36,200, media conclusiva. E ora vediamo in chiave classifica generale, si fa interessantissimo perché ci sarà, probabilmente se la giocheranno in volata gli abbuoni, bisogna vedere chi taglia il traguardo, però non ci ha mostrato la regia se gli altri che facevano parte della fuga sono siano stati raggiunti o meno, perché per gli abbuoni è quello che conta, sono i primi tre che prendono abbuoni. Intanto terza vittoria anche stagionale per David Moncoutier, che aveva già vinto due volte la Vuelta, ha vinto anche tappa al Tour de France. Questi sono gli ex compagni di fuga, quindi gli abbuoni mi sa che non ce n'è per nessuno. Vediamo fare l'andatura in questo momento proprio José Luis Arrieta, l'esperto corridore della Gedoser, poi Martinez e Chop. Non ho visto Bazayev io sinceramente. Credo che si sia proprio staccato. Ah, dici che sei proprio, ma in effetti lo devo troppo ingobbirsi, lì Bazayev doveva andare a regolare, perché lì rischi veramente di fermarti e avere problemi a arrivare in cima se esageri. Non l'ho visto, la regia non ce l'ha mostrato, quindi diamo per scontato che sia stato superato dai tre. Comunque gli abbuoni se ne vanno e quindi distacchi, se arriveranno così, sarà ovviamente Rodriguez a prendere la maglia. È scattato Rodriguez, Nibali in seconda posizione, poi Goranton. Non dovrebbero esserci distacchi. Ecco ripreso ora Bazayev, che evidentemente ha chiesto troppo a se stesso. Joaquin Rodriguez tenta di prendere almeno un secondo di vantaggio, ma è lui che si va a piazzare davanti a Vincenzo Nibali, Goranton, tutti a stesso tempo comunque, quindi non ci saranno distacchi tra di loro. E arriva anche Carlo Sastre con Xavier Tondo. Joaquin Rodriguez vince la volata ristretta e quindi indossa la maglia rossa. Andrà a indossare la maglia rossa, anche se bisogna vedere, però poi sì, conta il piazzamento, conta la serie di piazzamenti. In questo caso perché era stesso tempo con Igor Anton. Ah. Rodriguez comunque dovrebbe essere proprio il nuovo leader della classifica generale, proprio quando la classifica generale si è a pari tempo conta i piazzamenti, la vado solo a vedere, non ce l'ho sotto mano, ma ecco a chi Rodriguez sono praticamente certo. Qui vediamo intanto arrivare Frank Schleck, poi c'è anche Velitz in questo gruppetto, vediamo Luis Leon Sanchez ancora tra questi corridori. Insomma, oggi si sapeva che la maglia sarebbe cambiata, però non prevedevamo sicuramente le difficoltà. Menchov non sono ancora riuscito a trovarlo. Beh, intanto Frank Schleck ha accusato qualche secondo. Beh, direi se qualcosa più di qualche secondo generale, quindi aveva già 40 secondi. Vediamo se la regia ci mostrerà l'arrivo di Dennis Menchov. Beh, dicevamo oggi non si prendono i minuti, ma qualcuno i minuti li ha presi forse. Frank Schleck ha preso un distacco, insomma non enorme, ma ha preso un bel po' di distacco. Ora i conti si fanno a fine tappa, ma è già una tappa che dice qualcosa. Ecco Gilbert. Philippe Gilbert comunque si è difeso, si sapeva che avrebbe sofferto, c'è anche Larson della Saxo Bank poco più avanti. Ecco Philippe Gilbert. Beh, oggi lo sapevamo, non ha niente a che vedere con le sue caratteristiche, è anche caduto, se serviva una difficoltà in più. Philippe Gilbert, c'è con lui Guillaume Bonafond della Gedeser La Mondiale. Tre minuti e 35. E 47, tu hai visto Menchov? No.
imprevedibile. Non è detto che magari anche lui non abbia accusato qualche problema fisico, come a tanti sta succedendo. C'è stata una caduta, non si è visto, è strano, guarda, un ritardo si era staccato, ma sai, se non stai bene sull'ultima salita veramente vai piano 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 al 22%. È stata una salita molto impegnativa come previsto, insomma, si capisce perché, insomma, è stata data la ancora di più del coraggio. Beh, poi quelli che erano in fuga non facevano questa paura per la classifica generale, quindi... No, quelli in fuga puntavano solo ad andare più avanti possibile, il meglio possibile. Ecco qua, Moncoutier davanti a Martinez, Cioppa, Rieta, portano via gli abbuoni, questi corridori. Poi anche il Rodriguez, ovviamente non c'è distacco fra lui, Nibali e Anton, tutti a stesso tempo. Sappiamo che per dare un secondo di distacco è una distanza che oscilla fra i 16 e i 18 metri, si dà un secondo di distacco, meno e stesso tempo. Questo sono gli Uran, che era scattato però troppo presto per la durezza della tappa. Buon dodicesimo Marzio Brusechin, poi Tom Danielson, lo statunitense della Garmin Transition, Ruben Plaza, e qui vediamo tutti gli altri per una classifica generale che cambia leader. Ecco, vediamo qui se riusciamo a individuare Denis Menchov, ammesso che sia arrivato. Vediamo se continuiamo con l'ordine d'arrivo oppure si danno, con la classifica generale, la maglia roja. Ed è Igor Anton, vedi, è Igor Anton per una questione di centesimi, evidentemente, perché c'è stata la cronosquadra. In questi casi, a parità di tempo, i centesimi contano solo in caso di stesso tempo. E allora sono i centesimi, non i piazzamenti, perché i piazzamenti, se non sbaglio, avanti anche nei piazzamenti di Igor Anton. Ma è proprio, vedi, 32 ore, 28 minuti, 49 secondi, stesso tempo di Joaquín Rodriguez, fanno la differenza i centesimi della cronosquadra. Intanto un buon quinto posto di Brusechin, a un minuto e 10, quindi... E Igor Anton sarà felice, il tifoso dell'Euskaltel, quindi veste la maglia rossa. Quindi sarà contento adesso, non lo trovo, ma comunque Igor Anton, nuovo leader, ma stesso tempo. Sicuramente dimentichiamoci le pendenze di ieri.